Dunque, abbiamo visto che per Aristotele l'amicizia è possibile soltanto tra i buoni, soltanto i buoni possono essere autenticamente amici. Quel particolare tipo di amicizia che egli chiama amicizia perfetta, teleia filia, è possibile soltanto tra uomini buoni. E questi uomini buoni per Aristotele sono molto rari. I più, la massa, oi polloi, dice Aristotele, i più, sono se non malvagi, perlomeno non buoni. E che cosa significa allora essere buoni? Noi dobbiamo cercare di capire appunto che cosa intende Aristotele quando parla dell'uomo buono. Dell'uomo nobile e buono, kalos kai agathos, l'uomo nobile e buono, che è anche un po' un ideale del greco del IV secolo e che è buono soprattutto in quanto esercita determinate virtù che sono tenute in gran conto sia dalla comunità politica in cui vive e sia dalla più ristretta comunità filosofica di cui evidentemente fa parte Aristotele e il suo maestro Platone e tutti coloro che appunto trovavano nella vita teoretica, nel bios teoreticos, e una alta ragione di vita e un fine che coincideva anche con la piena realizzazione dell'uomo e dunque con la sua felicità. Dunque cerchiamo intanto di capire chi è l'uomo buono per Aristotele per poter farci un'idea abbastanza precisa anche di quella teleia filia che, ripeto, per Aristotele si può instaurare esclusivamente tra uomini buoni, tra uomini quindi che si riconoscono reciprocamente come uomini buoni e che godono della presenza l'uno dell'altro. L'uomo buono per Aristotele, dicevamo, è l'uomo virtuoso, ma che tipo di virtù realizza? Esercita l'uomo buono. È nota la distinzione che Aristotele fa tra le virtù dianoetiche e le virtù etiche. Le virtù dianoetiche sono quelle legate principalmente all'uso teoretico della ragione, quindi allo sforzo di conoscere la filosofia, la scienza. Rientrano nell'ambito delle virtù dianoetiche, cioè l'uso diretto della ragione per conoscere i vari aspetti della realtà. Tra queste virtù vi è la saggezza, la sofrosine, la quale saggezza in un certo senso è legata alle virtù etiche perché attraverso la saggezza l'uomo in qualche modo comprende quali siano i mezzi più appropriati per raggiungere determinati fini e per raggiungere il fine più alto di tutti, che è appunto la felicità. La saggezza, in altre parole, ci indica come dobbiamo comportarci e dunque ci mostra quali siano quelle virtù etiche, cioè quelle virtù legate alle relazioni umane, quindi al comportamento dell'uomo nell'ambito della società civile e della polis, nella quale, diciamo così, si realizza la vita sociale del greco del IV secolo, e dunque la saggezza indica all'uomo che cosa egli deve fare per essere considerato appunto un uomo virtuoso e per realizzare non soltanto il fine individuale della felicità, ma anche il fine collettivo
dell'armonia, della concordia tra i cittadini, della prosperità della polis. Ricordiamoci che la felicità per Aristotele non è una faccenda esclusivamente individuale, ma la felicità si realizza all'interno della comunità. L'uomo stesso, al di fuori della comunità politica, non è uomo. Aristotele dice che fuori dalla comunità politica l'uomo o è una bestia oppure è un dio. L'altra famosa definizione che Aristotele dà dell'uomo come zoon politikon, cioè come animale politico, rileva proprio questa caratteristica sociale dell'uomo e dunque il fatto che l'uomo al di fuori della società, al di fuori dei rapporti che egli intrattiene con i suoi concittadini o con i suoi amici, con i suoi servi, se è un padrone, o con la moglie e così via, insomma, tutta la variegata gamma dei rapporti sociali e rendono l'uomo propriamente uomo. Un uomo che vive in solitudine al di fuori della società civile è una bestia oppure appunto è un dio che non ha bisogno degli altri per essere felice. L'uomo virtuoso dunque deve esercitare, deve attuare in sé queste virtù, dunque le virtù etiche e le virtù dianoetiche, e sostanzialmente deve realizzare la funzione che è propria di ogni uomo, e cioè la ragione. L'uomo è appunto anche un animale razionale, non è soltanto un animale politico, un animale sociale, ma è anche un vivente dotato di ragione ed anzi la ragione costituisce la funzione specifica dell'uomo, ciò per cui l'uomo si distingue dalle piante, dagli animali e in generale da tutti gli altri enti. Vedremo anche come la figura dell'uomo buono in Aristotele è ancor meglio delineata per contrasto con l'uomo malvagio. Aristotele nell'Etica Nicomachea parla anche dell'uomo malvagio e appunto ciò che dirà dell'uomo malvagio ci servirà a chiarirci meglio le idee intorno all'uomo buono, cioè ci permetterà di comprendere meglio chi sia l'uomo buono. Diremo, ecco, anticiperemo che l'uomo malvagio, evidentemente non essendo virtuoso, non è in grado di usare in maniera appropriata la sua ragione, non è capace di dominare i suoi istinti, quindi di fare in modo che le sue pulsioni, i suoi desideri, le sue inclinazioni obbediscano alla ragione e di conseguenza si trova nella condizione di essere profondamente lacerato in se stesso. Egli sa che cosa dovrebbe fare, ma fa esattamente il contrario. E dunque il malvagio è sì malvagio in quanto compie delle azioni cattive, può compiere anche dei crimini, ma è malvagio soprattutto perché egli è profondamente lacerato in se stesso. Egli, dice Aristotele, ha in se stesso la guerra civile. Ecco un'altra parola chiave della filosofia greca, non soltanto in Aristotele, ma anche in Platone. È questa parola stasis che significa appunto guerra civile. È quella guerra, quel contrasto che non solo ha rovinato la Grecia perché, diciamo così, ha messo in contrasto
l'una città con l'altra, o ha lacerato all'interno la stessa città in una interminabile lotta di fazioni, ma la stasis è intesa anche come conflitto interiore che appunto Aristotele attribuisce all'uomo malvagio in quanto egli è trascinato, no? Si lascia trascinare in diverse direzioni dai suoi impulsi disordinati, non è in grado quindi di portare ordine nella propria anima e ciò appunto lo porta a commettere delle azioni delittuose, delle azioni infamanti e sostanzialmente a fare il suo danno e il danno della comunità in cui vive. Ma andiamo senz'altro a leggere i brani in cui questi concetti vengono espressi in maniera abbastanza chiara, cominciando da un brano tratto dal libro primo dell'Etica Nicomachea, in cui appunto Aristotele spiega come l'essere buono significhi sostanzialmente essere capace di realizzare quella funzione che è specifica di quel determinato vivente, no? Come per esempio quando noi diciamo che un cavallo è buono in quanto è capace di svolgere in maniera appropriata la sua funzione di cavallo, il suo lavoro di cavallo. Ecco, questa accezione del termine buono, agathos, significa principalmente essere buono a fare qualche cosa, essere capace di svolgere in maniera perfetta la propria funzione. Come infatti per il flautista, per lo scultore e per chiunque eserciti un'arte e in generale per tutte le cose che hanno una determinata funzione, ecco qui la parola funzione, ergon, ed un determinato tipo di attività, si ritiene che il bene e la perfezione consistano appunto in questa funzione. Così si potrebbe ritenere che sia anche per l'uomo, seppur c'è una sua funzione propria. Forse dunque ci sono funzioni ed azioni proprie del falegname e del calzolaio, mentre non ce n'è alcuna proprio dell'uomo? Ma egli è nato senza alcuna funzione specifica? Oppure, come c'è manifestamente una funzione determinata dell'occhio, della mano, del piede e in genere di ciascuna parte del corpo, così anche dell'uomo si deve ammettere che esista una determinata funzione oltre a tutte queste. Quale dunque potrebbe mai essere questa funzione? È manifesto, infatti, che il vivere è comune anche alle piante, mentre qui si sta cercando ciò che è proprio dell'uomo. Bisogna dunque escludere la vita che si riduca a nutrizione e crescita. Seguirebbe la vita dei sensi, ma anch'essa è manifestamente comune anche al cavallo, al bue e ad ogni altro animale. Dunque rimane la vita intesa come un certo tipo di attività della parte razionale dell'anima. E di essa una parte è razionale in quanto è obbediente alla ragione, mentre l'altra lo è in quanto possiede la ragione, e cioè pensa. Ecco, in questo brano quindi Aristotele dice molto chiaramente che la virtù per l'uomo è appunto l'esercizio della sua funzione specifica, e cioè della ragione, proprio di ciò che lo distingue sia dalle piante sia dagli animali. Dunque, come noi diciamo che la funzione dell'occhio, per esempio, è quella di vedere, la funzione del calzolaio è quella di realizzare delle scarpe belle dal cuoio che egli riceve, la funzione del buon generale
è quella di condurre l'esercito a vincere la battaglia e la guerra, e allo stesso modo la funzione dell'uomo è quella di esercitare la ragione. E quindi la ragione sia in quanto, come dire, presiede alla disciplina degli impulsi, sia in quanto essa pensa, cioè si dedica all'attività di ricerca, alla conoscenza del mondo, ecco la ragione, l'esercizio della ragione, questa attività propriamente umana, se compiuta nella maniera più eccellente che si possa immaginare e realizzare, rende appunto l'uomo buono, virtuoso, nobile, cioè lo rende kalos, kai, agathos, bello e buono. Andiamo adesso a leggere un altro brano. Nel libro nono Aristotele dice: si è amici soprattutto di se stessi. Per conseguenza, si deve anche amare soprattutto se stessi. Ecco, questo è un altro punto importante e in un certo senso, per essere veramente, autenticamente amici di qualcuno, si deve essere prima amici di se stessi. Anzi, dice Aristotele, si deve amare soprattutto se stessi. Si deve essere in un certo senso egoisti. Il traduttore italiano traduce la parola greca philautos con egoisti, più propriamente noi diremmo si deve appunto amare se stessi. Quindi bisogna amare soprattutto se stessi, bisogna essere egoisti in questo senso, ma amare se stessi nel senso che bisogna, dice Aristotele, riservare per sé la parte migliore. Il buono è buono in quanto tra i beni materiali, i piaceri dei sensi e le azioni virtuose, cioè le azioni belle e buone, che possono anche costare la vita all'uomo virtuoso, pensiamo, adesso lo vedremo, alla morte in battaglia del guerriero, del cittadino guerriero della polis greca, che muore in battaglia per difendere la propria patria e quindi compie un'azione bella e buona. Ecco, questa azione bella e buona è preferibile alle ricchezze materiali, alle comodità, ai piaceri della carne e così via. E di conseguenza l'uomo buono sceglierà le azioni più belle e buone, anche se queste azioni sono pericolose, anche se queste azioni metteranno a repentaglio la sua vita. E queste azioni sono le azioni nelle quali egli dimostrerà le più alte virtù civili, come per esempio il coraggio. Il coraggio che è una via di mezzo tra la viltà e la temerarietà. Quindi il coraggio riduce soprattutto, dice Aristotele, nei fatti di guerra. L'uomo buono, dunque, è disposto a morire perché il morire in guerra per difendere la propria patria o comunque per compiere un gesto che sia di vantaggio alla propria patria, alla propria città, è un atto bello e buono. E andiamo adesso a leggere questo brano. Il brano lo troviamo nel libro terzo, e Aristotele si chiede intanto quali siano quelle circostanze nelle quali noi possiamo dire che l'uomo si comporta coraggiosamente. Queste circostanze non saranno forse le circostanze più belle? Ecco, notate come la virtù, la bontà sia sempre in Aristotele legata anche al concetto di bellezza. Abbiamo detto prima, l'uomo bello e buono, kalos kai agathos, e
cioè questi due aggettivi, bello e buono, sono sempre strettamente congiunti. Quindi l'azione bella è anche un'azione buona. L'azione buona è a sua volta un'azione bella. Bella nel senso di nobile, nel senso di elevata, nel senso di azione tale da essere riconosciuta come un valore della comunità, da rendere l'uomo che se ne adorna appunto degno dell'amore, degno dell'ammirazione, degno della riconoscenza della polis. Dunque, a proposito del coraggio, Aristotele si chiede: in quali circostanze allora possiamo determinare l'uomo coraggioso? Non sarà nelle circostanze più belle, tali sono le circostanze della morte in guerra, cioè nel pericolo più grande e più bello. E corrispondenti ad esse sono anche gli onori, perciò concessi nelle città e dalla corte dei monarchi. In conclusione si chiamerà propriamente coraggioso colui che sta senza paura di fronte ad una morte bella e di fronte a tutte le circostanze che costituiscono rischio immediato che conduce ad una tale morte. Di questo tipo sono soprattutto le situazioni di guerra. Ecco dunque, ecco il morire per la patria, il cittadino greco attaccato profondamente alla propria patria, e che si sente, diciamo così, membro della comunità, se è anche virtuoso, non può che preferire alla vita comoda, diciamo così, alla vita dedita ai piaceri e spesa, diciamo così, ad accumulare le ricchezze, pur senza disprezzare né i piaceri dei sensi né le ricchezze, l'uomo veramente valoroso, l'uomo veramente virtuoso, il cittadino della polis, preferirà mettere in secondo piano queste cose e rischiare la morte in battaglia perché ritiene che questa sia un'azione virtuosa, un'azione desiderabile, che sia quella parte appunto migliore che l'uomo virtuoso, l'uomo buono, in quanto ama soprattutto se stesso, vorrà riservare a se stesso. Passiamo adesso a leggere un brano in cui Aristotele parla invece dell'uomo non buono, cioè del malvagio. E questo brano dicevo prima, ci chiarirà ulteriormente che cosa Aristotele intenda quando egli parla dell'uomo buono. L'uomo malvagio è malvagio, come dicevamo prima, in quanto ha in se stesso la guerra civile. L'uomo buono è in pace con se stesso, l'uomo buono è contento di se stesso, è pienamente soddisfatto di se stesso, non ha dubbi su che cosa egli debba fare, su che cosa sia bello fare. Desidera profondamente, ancor più dei piaceri fisici o delle ricchezze di cui può disporre o che può accumulare, ancor più di queste cose desidera, diciamo così, di compiere azioni virtuose, sia nel senso del perseguimento del sapere, quindi la filosofia, la scienza, la ricerca scientifica, sia nel senso delle azioni belle e buone, delle azioni etiche, valorose, che appunto danno lustro all'uomo. L'uomo buono, quindi, è perfettamente soddisfatto di sé, è amico di se stesso, è filauton, no? È amico di se stesso, e in questo senso è egoista, nel senso che riserva per sé la parte migliore, le azioni belle e buone,
mentre l'uomo malvagio è profondamente lacerato in se stesso. Sa perfettamente che cosa sarebbe bene fare, ma è trascinato a fare il contrario. E dunque l'uomo malvagio si pente di ogni sua azione e si pente al punto tale che talvolta è addirittura indotto al suicidio. Quindi è un uomo profondamente infelice. È lacerato in se stesso, è nemico di se stesso, perché sa che cosa è il bene, ma è troppo debole per poterlo perseguire. E quindi la sua ragione non è in grado di dominare le sue passioni contrastanti, e queste passioni contrastanti, prendendo il sopravvento, lo trascineranno in una direzione che egli stesso sa essere cattiva. Ma vediamo che cosa dice Aristotele. Essi, sta parlando degli uomini malvagi, sono discordi con se stessi e desiderano cose diverse da quelle che in realtà vogliono, come gli incontinenti. Scelgono infatti, al posto delle cose che essi ritengono buone per loro, quelle piacevoli, che in realtà sono dannose. Quindi l'eccesso di piacere, no? L'incontinente che cosa fa? Eccede nei piaceri e dunque non è in grado di trarre dal piacere tutto il vantaggio che potrebbe trarre se egli in un certo senso lo disciplinasse con la ragione. E quindi finisce con il danneggiare se stesso. L'abuso del piacere porta in un certo senso alla infelicità, al proprio danno. Altri, a loro volta, per viltà e pigrizia, si astengono dal compiere le azioni che pur pensano essere le migliori per loro. Quindi qui c'è il vizio, lì c'era il vizio dell'incontinenza, qui l'uomo è malvagio perché è vile, perché è pigro e dunque non ha la forza di compiere quelle azioni che egli stesso sa che sarebbero le migliori. Quelli poi che hanno compiuto molti terribili crimini e che sono odiati per la loro perversità, fuggono la vita e si uccidono. Ecco, si uccidono proprio perché non sopportano la loro perversità. I malvagi cercano persone con cui passare il loro tempo, ma fuggono se stessi, giacché si ricordano delle loro molte cattive azioni, anzi prevedono che ne commetteranno altre di simili se rimangono soli con se stessi, ma se ne dimenticano se sono in compagnia d'altri. Ecco qui la profonda infelicità del malvagio, il quale ha paura di se stesso, ha paura di restare solo e quindi deve stordirsi frequentando, diciamo così, dei falsi amici, frequentando una compagnia che ha l'unico scopo di far dimenticare al malvagio le proprie cattive azioni e quindi in un certo senso di stordirlo. La compagnia per il malvagio è una sorta di droga, no? Che lo tiene lontano da se stesso e che in un certo senso gli permette di distrarsi, no? Nel divertimento. Pensiamo al divertissement di Pascal, no? Il divertimento è una specie di fuga da se stessi, dalla propria angoscia, dal senso del peccato che opprime appunto il malvagio. Non avendo nulla di amabile, non provano alcun sentimento amorevole verso se stessi. Ecco l'altra caratteristica che dicevamo, cioè il malvagio non è un filautosso, non ama se stesso, ma anzi, in un certo senso, si disprezza profondamente, perché pur conoscendo il bene, ha perseguito il male, perché è consapevole della propria debolezza
e quindi inevitabilmente cadrà nell'infelicità, mentre l'uomo buono, l'uomo virtuoso, essendo soddisfatto di se stesso, essendo appunto amico di se stesso, non ha evidentemente questo problema. Uomini simili, cioè i malvagi, poi non provano gioie e dolori in unità con se stessi perché nella loro anima c'è la guerra civile, ecco quello che dicevamo, la guerra civile, quindi la stasis, no? E una parte per la sua perversità soffre quando si astiene da certe azioni, mentre l'altra ne gode. E una parte tira in un senso, l'altra in un altro, come per farli a pezzi. Dunque questo senso di profonda lacerazione, di divisione, di lotta che il malvagio porta in se stesso, e che appunto lo rende infelice e lo rende malvagio, lo rende quindi instabile, incostante, soggetto all'ira e dunque a reazioni emotive incontrollate e quindi in quei crimini di cui il malvagio finirà prima o poi col pentirsi. E se non, e se non proprio nello stesso tempo, perché non è possibile soffrire e godere nello stesso tempo, ma almeno poco tempo dopo soffre perché ha goduto e vorrebbe che non gli fossero risultate piacevoli le cose di cui ha goduto. I malvagi infatti sono pieni di pentimento. Ecco il pentimento, no? Il pentimento del malvagio in quanto il malvagio è incostante anche nei confronti di se stesso, no? Vuole e non vuole, fa e si pente di quello che ha fatto subito dopo e poi lo fa di nuovo si pente. L'uomo malvagio quindi, manifestamente, non ha disposizioni amichevoli, neppure verso se stesso. Per il fatto che non ha nulla di amabile. Se quindi questo stato d'animo è troppo miserando, bisogna fuggire con tutte le proprie forze la malvagità e sforzarsi di essere virtuosi. Così, infatti, si potrà essere amichevolmente disposti verso se stessi e diventare amici di altri. Quindi il destino del malvagio è quello di non avere amici o di avere, diciamo così, degli amici per modo di dire, degli amici, come dire, catastrophe per costo, cioè per accidente, non degli amici autentici. L'uomo malvagio non potrà mai intessere un'amicizia perfetta, una teleia filia, proprio perché è così lacerato in se stesso, ha in sé il disordine, ha in sé la guerra civile, non sta in pace con se stesso, non vuole bene a se stesso e dunque non può neanche voler bene ad altri in maniera disinteressata, per così dire. Ecco, con questi brani che abbiamo letto, l'Etica di Aristotele, l'Etica Nicomachea, spero di aver dato un'idea abbastanza precisa di che cosa sia per Aristotele l'uomo buono. E dunque, in che senso egli dica che soltanto tra uomini buoni può instaurarsi un rapporto di amicizia autentica.